Vaccinare 10 milioni di cittadini entro la fine di giugno. E questa è la sfida lanciata da Guido Bertolaso, nuovo consulente della Lombardia per la campagna vaccinale regionale anti-Covid. Durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina in Regione Lombardia, al fianco del presidente Attilio Fontana, della vicepresidente Letizia Moratti e dell'assessore alla protezione civile Pietro Foroni, Bertolaso ha ribadito la sua partecipazione gratuita e la sua mission. Sono qui per organizzare insieme alle culture di questa regione straordinaria e insieme ai suoi vertici la più grande e importante operazione di protezione civile che si sia mai realizzata in Italia. Nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni tutto il sistema Lombardia verrà coinvolto se ovviamente ci danno i vaccini. Sono molto ottimista, credo che avremo ancora il mese di febbraio e probabilmente di marzo difficile, critico per quello che riguarda l'approvvigionamento dei vaccini. Ma penso anche che da aprile in poi saremo inondati di dosi di vaccino. Il problema sarà che avremo 4-5 diverse tipologie di vaccino, ognuna delle quali complessa, difficile, e quindi la parte logistica sarà una parte estremamente complessa. Ma ce la faremo perché ci sono oltre 400 strutture di protezione civile che possono garantire la presenza di oltre 20.000 volontari di protezione civile in questa regione. Sarà uno straordinario gioco di squadra. 24 ore al giorno, per 7 giorni alla settimana, su vari turni. Se avrete i vaccini, fate i conti e capirete che il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima della fine di giugno è assolutamente possibile e noi ce la faremo, ve lo garantisco. Fuori la politica, avanti il buon senso e l'organizzazione di un piano vaccinale che è già stato tracciato sotto la guida del vicepresidente Letizia Moratti. Tra le novità, prime dosi agli over 80 dal 24 febbraio, AstraZeneca anche per gli over 55 secondo le direttive del governo, accordo con i medici di base e impiego degli specializzandi del primo e del secondo anno per somministrare le dosi. Il ministro ha fatto riferimento all'insofferenza, ha fatto riferimento alla legge di stabilità, ma nella legge di stabilità è previsto solo un mese e non è retribuito, mentre quello che noi abbiamo chiesto è la possibilità di specializzanti del primo e del secondo anno di fare somministrazioni e di essere retribuiti quindi la previsione di spostare il loro percorso formativo di 3-4 mesi, i mesi necessari nei quali si daranno disponibili per il percorso di vaccinazione.